Patrick! Giorgia, fammi vedere, è interessante! Patrick! Ice, due cocktail di paghi capodanno. Paghi tu oggi, berettina. Come sarebbe, pago io? Non eravamo d'accordo che pagavamo a turno. Ok, pagherò solo i cocktail, però. Ecco i cocktail, ragazzi. Buon anno. Ice, quanto costano? 70 euroni. Wow, i vostri prezzi sono alti. Ok, tieni. Beh, cuculo, buon anno. Patrick, in quale questa mano? Qua. Ok, questo è per te e questo è per me. Un augurio per il nuovo anno. Che ne pensi, non è fantastico? E perché, Giorgia, scusa? Così non ci lasceremo mai. E va bene, Giorgia. Non capisco perché si stanno baciando in un caffè. Perché non ci baciamo anche noi per stare al passo coi tempi? Ok, facciamolo. Ice, noi prendiamo della cioccolata. Comunque, ragazze, voglio fare tutto quello che devo fare in modo da non avere compiti per l'anno prossimo. Io quest'anno ho già fatto tutti i compiti. Eva, anche chimica? Accidenti, chimica no, ma io non la capisco la chimica, non ci capisco niente di niente. Ok, ragazze, parleremo di chimica più tardi. Sentite, avete già scelto i vestiti per il nuovo anno? Ragazze, il mio è splendido, ci ho messo 6 ore per sceglierlo, vi rendete conto? Mary, perché non hai visto il mio? Sarà un vero e proprio schianto. Anche il mio fa un certo effetto, la scuola rimarrà scioccata quando mi vedrà in quel modo. Ragazze, cioccolata con o senza marshmallow? Con i marshmallow, Ice! Dimas, sei proprio un mago. Andare al cinema con te è un'emozione. E sedersi in ultima fila è stato davvero fantastico. Che cavolo, Green! La tua amica interferisce sempre nella nostra relazione. Ciao! Ciao, amica! Come vanno le cose? Va tutto bene. Ho appena baciato Kevin. Anch'io sono molto felice. Dimas mi porta in braccio e siamo stati al cinema. Mi ha portato lì e poi mi ha tenuto per tutto il tempo in braccio. È davvero fantastico. Ehi, Green, sono qui, mi vedi? Non ti preoccupare, parlano un po' tra di loro, ti abituerai. E poi Dimas è il migliore, sono così fortunata ad averlo. Mi fanno pena le ragazze che l'hanno lasciato. Dimas è il meglio che si possa avere in questa vita. Diana, guarda Green, si sta mettendo in mostra. Ma sentitela, solo perché ha un fidanzato che oltretutto è un giocatore di calcio. Lasciate che si metta in mostra, chi se ne importa? Lo fa apposta? A me non fa ingelosire, non mi importa nulla di Dimas. Ice, porta il dessert più delizioso alla ragazza più bella della scuola. Ok, ciao amica mia, Dimas mi vuole offrire il dolce, vado, sto arrivando, amorino. Se scappi ancora una volta da me, ci separeremo, hai capito bene? Cosa, Dimas? Niente, ti amo, mio caro lecca-lecca. Cosa? Come l'ha chiamata? Mio caro lecca-lecca. Oh, un tempo era anche il mio soprannome. Forse lo sta facendo apposta per farmi ingelosire. Voi che dite, eh? Beh, Diana, tanto a te che importa. Tu hai Simone, no? Lascia pure che lo faccia apposta. Che altro potrebbe fare? Tu non lo vuoi, no? Beh, ragazze, ma io non vado in giro a far vedere a tutti quanto è figo Simone. Perché Dimas sta facendo questo? Ragazze, dov'è Nat? Nat è a casa. Basta, Diana. Non hai ancora dimenticato Dimas? Avanti, ammettilo. Mary, naturalmente l'ha fatto, ma... sono solo, ecco, stupita dal modo in cui tratta Verde, è strano. Patrick, ora ci porteranno la pizza e ne mangeremo una fetta insieme. Come vuoi tu, Giorgia. Staremo insieme per sempre. Dimas, Diana è davvero gelosa. Guarda. Che cosa? Dimas, ti interessa ancora Diana? Ma è ovvio. Dimas, che cosa hai detto? Che ti amo, ovvio. Scusa, è solo abitudine. Beh, dimentica le vecchie abitudini. Dimas, domani io e te staremo vicini vicini al cinema, non è vero? Certo, tesoro, compreremo un bel secchio di popcorn e ci rimpinzeremo a dovere. No, ci baceremo e basta. Mi stanno prendendo in giro, per colpa loro non riesco a concentrarmi sui compiti. Avanti, amica mia, non ci badare, ok? Diana, sicuramente hai ancora un debole per Dimas. Questo non è vero. Dimas, guarda, Diana se n'è andata, non riesce proprio a capacitarsene, eh? Già, se n'è andata e non riesco a superare il dolore. Ragazze, il mio cervello sta per esplodere. Diana, calmati, è solo Dimas. E è solo Verde. Oh, Diana, ciao. Hai visto con chi esce mio fratello? Con Verde, hai visto? Deve essere difficile per te, vero? Ascoltate, ragazze, sono molto felice per Dimas e anche per Verde. Oh, avete capito? Aspetta, non siete state espulse voi due? Siamo state espulse? Giada, ti risulta? No, Laila. Diana, noi studiamo qui e tu devi aver fatto un brutto sogno. Che maleducata. Oh, ok, ragazzi, andiamocene da qui. Sono di pessimo umore oggi. Ascolta, Giada, Diana ha ancora un debole per Dimas? Certo che sì, e si vede.
Diana sta soffrendo e noi siamo felici. Sì, esatto. Maestro Mike, perché mi ha chiamato? Cosa ho fatto? Frequento la scuola? Di cos'altro ha bisogno? Non essere arrogante con me. E dimmi, a che cosa stai pensando durante le mie lezioni? Mi scusi, ma lei non rappresenta i miei genitori. Perché dovrei dirle quello che penso durante lezione? Non c'è bisogno che tu me lo dica, perché guarda un po' qui. Nora, Nora, Nora. Capisci che lo stai scrivendo ovunque? Eh? Ma come si permette? Nora è la ragazza di cui mi sono innamorato. Beh, Bruno, mi dispiace, ma d'ora in avanti a che cosa penserai in classe? A Nora oppure ai test? Penserò a quello che mi va, perché Nora è molto bella, chiaro? Non ti preoccupare, Bruno, vai pure. Ma tra poco chiamerò tua madre, stanne certo. Chiami chi vuole, ma non legga più i miei quaderni. Certo che l'amore adolescenziale è proprio impossibile. Julie, 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 non ne posso più, ma a che diavolo pensano in questa classe? Sapete ragazze, io capisco tutto, ogni ragazza è bella a modo suo e anche Verde è carina, ma è in qualche modo è strano per me pensare che Dima le presti tutte queste attenzioni, non credete? Si è completamente dimenticato di me, è questo il problema? Diana, ma di che stai parlando a Simone? Perché hai bisogno di Dima? È solo che Diana è abituata alle sue attenzioni e ora non ci sono più, giusto? Ragazze, non lo so. Forse sono diventata troppo brutta per Dima. Sì, forse sono brutta. Basta guardare Verde se ne va in giro con quelle sue labbra scintillanti, coi capelli verdi e muove i fianchi, sculetta. E io invece no, guardatemi. Sono così anonima. No, nessuno mi guarderebbe, vero? Diana, ma che ti prende? Tu hai Simone, il ragazzo migliore della scuola. Perché dovresti avere bisogno di Dima? Dimenticati di lui, no? Beh, ragazze, certo, io amo Simone, ma non posso dimenticare Dima. L'ho capito solo quando ho iniziato a frequentare Verde. Dove sono le ragazze più belle della scuola? Sorpresa! Ragazzi! Tesoro, mi sei mancata. Questi siamo io e te. Sei così carino, anche tu mi sei mancato. Max, che profumo indossi, è buonissimo. È quello che mi hai regalato tu, non ti ricordi? Ragazzi, che c'è che non va in Diana? Oggi non è dell'umore giusto. Diana, accettalo, sei assolutamente anonima. Dovresti fare qualcosa, forse dovresti farti i capelli verdi. Diana, che ti succede? Guarda, siamo noi. Perché sei triste? Qualcuno ti ha offeso? No, Simone, va tutto bene. Ti prego, dimmelo, qualcuno ti ha offeso o ho fatto qualcosa di sbagliato? No, Simone, non è successo niente, ma voglio stare da sola. Ragazze, che cos'ha che non va? Ragazzi, andiamo a bere una limonata al bar? Simone, noi andiamo, ci vediamo dopo. Ottima idea, ragazze. Diana! Simone, tu intanto vai. Quando vuoi, raccontami quello che è successo. Ti sosterrò sempre, lo sai. Allora, qual è il segreto che volevi dirmi, eh? Mi hai chiesto di venire. Indovina un po'. Sono innamorata, assolutamente innamorata. E di chi? È qualcuno della nostra scuola? Sì, Blondie è della nostra scuola. Indovina chi è? Dimmelo tu. Chi è? Un giocatore di basket, di calcio? È un perdente? Chi è? Blondie, calmati. È un giocatore di baseball, è Bruno. Cosa? Bruno? Perché Bruno? No, Bruno no, eh? Perché Bruno? Perché mi piace. Beh, piace anche a me, tu lo sai. Questo lo sai, davvero? No? Davvero? E allora perché non me l'hai mai detto? E comunque fai attenzione, perché ora l'ho detto io che mi piace, quindi io ho la precedenza su di te. Beh, se è così vediamo di chi delle due si innamorerà, non credi? Tutte e due abbiamo una chance in fondo. Beh, io uscirò con lui e lui mi sceglierà. No, sceglierà me. Voi siete sue amiche, dovreste sapere che è successo. Simone, se lo sapessimo te lo diremmo, non credi? No, mi state nascondendo qualcosa. Simo, forse è solo un po' depressa, capiscila, no? Simone, non preoccuparti, la conosci Diana, lo sai qual è il suo carattere. Ora verrà qui, sorriderà, ti abbraccerà e andrà tutto come sempre. Certo. Ice, portami una cioccolata calda. Va bene, un attimo e sono da te. Hai visto? Bruno è seduto lì, chiamiamolo subito. Chiamiamolo, vedrai chi saluterà. Bruno! Oh, c'è una nuova ragazza, c'è una ragazza nuova! Non ci posso credere, è un problema! Una ragazza nuova? Una ragazza nuova? Kev, una ragazza nuova? Cosa? Dima, siediti, nessuna ragazza nuova prenderà il mio posto, sono la più bella! Sicuramente è la mia Nora! No, Bruno, non sembra la tua Nora! Ok, mangiamoci qualcosa e poi cacciamola subito via! Ha anche i capelli lunghi e i capelli lunghi mi fanno schifo! Non è la mia Nora! Bruno, come stai? Che fai oggi?
Hai una felpa carina, gialla, come la mia giacca. Una nuova ragazza? Perché Diana non ha detto nulla? Andiamo noi a dirglielo, andiamo. Sì, andiamo avanti. Ragazzi, torniamo subito. Ragazzi, cosa pensate che abbia Diana? Sto bene vestito così, ragazzi. Max, ma tu hai già Mary. Pensi già a quella nuova, per caso? Non mi interessa la nuova. Che cosa faccio con Diana? Dobbiamo unirci, non abbiamo bisogno di questi nuovi arrivati. Noi siamo tutti una grande famiglia. Siamo tutti studenti della stessa scuola, la scuola delle bagne. Perché vi scaldate tanto? Va bene se arriva una nuova ragazza, anche se sarebbe meglio un nuovo ragazzo. Che cosa? Sarebbe bello trovare un amico per te, no? Non ho bisogno di un amico, ce l'ho già. Diana? Dov'è Diana? Le sue cose, che significa? Non lo so, dobbiamo trovare subito Diana. Diana, Diana, Diana! Ragazza nuova, scusa, non ho capito, di che classe sei? La ragazza nuova? Patrick? Giorgia, fammi vedere, è interessante. Patrick? Una nuova ragazza? Cosa? La nuova ragazza è carina, anche se è un po' strana. Ehi, Mary, la nuova ragazza mi ricorda qualcuno, non credi? Anche a me? Nuova ragazza! Ragazza, forza, parliamo, andiamo. Avete visto la nuova ragazza? Sì, è andata negli armadietti. Ragazzi, la nuova ragazza è andata agli armadietti. Agli armadietti? Avete davvero bisogno di questa nuova ragazza? Ma dove stai andando? Senti, Diana, pensi che non ti riconosciamo? Che significa questo? Ascoltate, ragazze, ho capito perché Dima ha smesso di guardarmi, perché sono diventata anonima e ho deciso di cambiare. Diana, tu non sei anonima, noi siamo le Bunny, siamo le ragazze più belle, le più belle. Beh, verde avrà anche i capelli verdi, ma anche tu puoi tingerli. Ragazze, non capite, non si tratta di verde, ma si tratta di me. Diana, Simone sta soffrendo, ora ti vedrà, cosa gli dirai, eh? Gli dirò che non voglio più essere anonima, ecco. Diana, lascia stare Dima, non è alla tua altezza. Non ti ricordi che quando ti correva dietro ti dava fastidio, eh? Non te lo ricordi? Ragazze, io capisco che Dima ha una nuova vita, ma io mi sento in qualche modo ferita. Ma che ne dici di Simone? Beh, dirò a Simone come mi sento. In fondo, ecco, ora sono cambiata. Eccola qui la allora nuova. Allora sei pronta per l'iniziazione, cara? Una nuova ragazza? Diana, non ti hanno riconosciuta? Pensano che tu sia nuova in questa scuola? Dima, dimmi che sono la più bella. Anche ora che c'è lei a scuola ci sono le conigliette, ma questa è strana, è nera. Ma io riconosco quella faccia. Dima, come potresti conoscerla? È nuova. Lasciatemi andare. Bruno, sei il nostro amico, no? E la nuova ragazza non Cavolo, ti piace, mi piace proprio la nuova tipa. Max, ma Mary sarà molto gelosa. Scusate, dov'è Diana? Diana, fagli vedere che sei tu avanti. Sì, pensano che tu sia nuova. Ragazzi, non sono una nuova ragazza, sono io, sono Diana, e sì, ho deciso di cambiare. Oh, quindi eri solo di cattivo umore prima del cambiamento, giusto? Oh, è solo Diana, solo Diana. Accidenti, ma che tipo di maschera si è messa? Sì, non possiamo iniziarla, purtroppo, andiamo, andiamo. Che bella, che cambiamento fantastico, che orecchie da favola. Dima? Hai visto Diana? Dima ti ha fatto un complimento. Sei contenta? Sì. Simone, io ti piaccio. Ma certo, e tu stai meglio ora? Ma certo, Simone. Ragazzi, sono così felice. Ho raggiunto proprio quello che volevo. Mettete il pollice in su, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. Ci vediamo, ciao ciao.